nonostante lo stravolgimento dei vari programmi all'interno dei festeggiamenti agatini 2021, tengono saldi i punti tradizionali della consegna della Candelora d'Oro, edizione nella quale va così dedicata a quello che è stato l'impegno negli anni di arcivescovado a Monsignor Salvatore Gristina, arcivescovo metropolita. Le radici ci assicurano continuità, ci assicurano fecondità e il Signore agisce, ci conduce proprio facendo sviluppare quello che Egli stesso ci dà all'inizio. Così è stato per Sant'Agata. Quindi è bene che ritorniamo sempre a questi momenti fondanti, fondamentali e iniziali. Ho apprezzato molto anche quella pubblicità, io sto a casa a pregare. Non si tratta di non volere onorare la nostra Santa Patrona. Ho sottolineato già questo premio, questo riconoscimento, vuole premiare anche la buona volontà che stiamo mettendo tutti e che vogliamo continuare. Dobbiamo essere prudenti, è il contributo di tutti che rende bella anche questa festa. Quindi accogliamo le indicazioni che ci vengono date, avremo la gioia di poter dire: anch'io ho contribuito alla riuscita di questa, ecco, inedita certamente, ma di questa autentica festa in onore di Sant'Agata. Sant'Agata sarà contenta se ci vedrà tutti impegnati, e quindi osserviamo quello che opportunamente ci viene detto. Grazie anche per questo impegno e mettiamocela tutta. Il Signore e Sant'Agata ci aiuteranno per uscire da questa pandemia. È un gesto assolutamente doveroso per esprimere sincera gratitudine ad una persona che ha servito la nostra città e la nostra provincia per 19 anni, in un momento molto peculiare della storia della nostra città, che ha stravolto anche la festa di Sant'Agata per come l'abbiamo sempre vissuta. Bisogna rinnovare l'invito a tutti i cittadini, a tutti i devoti, affinché si rispettino le prescrizioni. È stata una scelta, quella, assolutamente dolorosa, ma altrettanto doverosa. Dobbiamo vivere le festività agatine 2020 in maniera molto più intima rispetto a come l'abbiamo sempre vissuta, ma sono sicuro che i catanesi saranno all'altezza della sfida. Cari amici, mancava una figura importante, uno dei portatori della Candelora dei Rinoti. Cosa sta mancando oggi? Cosa vi manca, oltre a non avere il peso della Candelora? A prescindere che non sono solo io importante, siamo tutti otto che la portiamo la Candelora importante. Non è solo una persona, bisogna essere otto, non è solo una. Quello che ci manca è la festa della Candelora. La festa, le candelore sono Sant'Agata, Sant'Agata sono le candelore. Ci manca tutto. La mattina ci svegliamo alle 5, partiamo di qua, incontrarsi con le altre candelore, che sono le sorelle, diciamo. Lei è nata la prima, ci manca tutto questo, ci manca il folklore, la fede. E non so le parole, ci mancherà tutto di quest'anno. Ecco, lei ha toccato un argomento. Sente che c'è proprio questo rapporto che sta venendo meno con la fede, o ancora la fede la riuscite a tenere dentro come fatto di rapporto personale con Sant'Agata? La fede è sempre, c'è sempre, anche se tu porti la candelora non esiste, perché porti solo la candelora e non è una fede, è una fede per Sant'Agata. Le candelore sono i deceri, e sono deceri per la fede di Sant'Agata, solo questo. Non ho altre parole da dire. La fede è... se tu non hai la fede non puoi portare la candelora. Tutto questo.
Quindi viene meno il rapporto che c'era normalmente fra Sant'Agata che usciva le candelore, ma la fede non la dobbiamo discutere. Ok. Altra figura importante dell'associazione che c'è attorno, ma tanta bella gente che voi non vedete, ma vi posso garantire che dietro la telecamera ci sta tanta bella gente che è qua perché c'ha Sant'Agata nel cuore, perché gli sta mancando la candelora, perché sostanzialmente tutto quello che oggi non sono riusciti a fare, cioè il dato che praticamente state, adesso vi faccio vedere, che praticamente noi siamo qui assieme a tanta gente, gli abitanti di San Francesco l'Arena, di San Giuseppe l'Arena, del villaggio Santa Maria Goretti, di tutta una veramente popolazione che ha un nome solo, il Rinoti. Il Rinoti. Presidente, buonasera. Buonasera. Abbiamo parlato con uno dei portatori, abbiamo parlato con uno dei vostri associati. Cosa le manca quest'anno, Presidente? Quest'anno ci manca veramente, come si dice, la festa, la devozione che noi altri abbiamo ogni anno, essendo noi devoti proprio che noi facciamo la processione con devozione. Abbiamo noi altri, ad esempio, la nostra tradizione che noi ogni, ad esempio, come domani mattina, partivamo qua alle 5, prima la messa, poi si partiva a portare il cerio in processione a Sant'Agata. Questo ci manca molto. Difatti noi come devoti proprio dei cittadini catanesi e rinoti di quartiere che abbiamo le nostre tradizioni, abbiamo messo qualche luminario, abbiamo fatto il nostro possibile per dimostrare alla nostra comunità, perché tutto quanto, villaggio, San Giuseppe all'Arena, dimostrare al popolo catanese che noi siamo devoti, veri devoti, perché noi abbiamo anche delle belle tradizioni, sarebbe dire, noi abbiamo bambini qua che giorno 3, la mattina alle 5 sono qua e vengono dietro la candelora, proprio, perché proprio là nel DNA. Quindi ciò che noi facciamo lo facciamo proprio con devozione, con sacrificio, spirito di tradizione, rispettiamo le tradizioni antiche dei nostri antenati che ce l'hanno consegnata. Fino ad oggi stiamo andando bene. Purtroppo questa pandemia ci ha tagliato proprio una cosa che è bellissima per noi, bellissima, no? Festività, non è festività, è tradizione che noi devoti, fede, che noi devoti portiamo il cerio in città. Presidente, il 4 mattina la chiesa di Sant'Agata è chiusa. È chiusa. Non si può andare in piazza Duomo, non si può assistere alla messa dell'Aurora. La faranno in streaming, questa parola inglese. La fanno perché si può vedere dal computer, fanno perché la si può vedere dalla TV. La TV. Lei sarà alle 4 del mattino dietro un televisore, dietro uno schermo televisivo? Ma sicuramente di sì, sicuramente di sì, anzi forse domani qualche paio di ragazzi avevano già programmato, non so, perché io giustamente ho preso delle decisioni e mi hanno detto che facevano una piccola, come si dice, facevano una piccola sfilata, come per dire, si partiva in processione, perché noi abbiamo lo stennato. Quest'anno il cielo, l'anno scorso, ha fatto 200 anni, quindi e penso che è una bella cosa che abbiamo manifestato. E adesso vediamo un po', cerchiamo di sentire via streaming, via televisione, la Santa Messa, tutto quanto, perché essendo che uno, io ero da piccolo, guardi, io ero qua, avevo 4 anni, perché sono per dire, nato qua, quindi il cielo era sempre qua e io ero sempre, per esempio, attaccato al cielo. Da piccolo, perciò quindi sicuro ne ho 75. Vedo lei un po' quindi, cosa. Il tempo è passato. Adesso ci possiamo spostare da questa parte perché inquadriamo quanta bella gente c'è dietro la candelora. Difatti, questo è perché c'è la pandemia, sennò qua lei nemmeno poteva avvicinare. Io ho cercato sempre di ridurre un po' le cose, in modo che noi altri, dicendo a tutti di allargarsi un attimino, esatto, ma dobbiamo dire una cosa importante: cittadini e viva Sant'Agata! Cittadini e viva Sant'Agata!
festa radicalmente diversa rispetto a come l'abbiamo sempre vissuta, molto più intima. È stata una scelta dolorosa ma altrettanto doverosa. Quando ci siamo confrontati con l'arcivescovo, da fine dicembre in poi, si può immaginare l'edizione 2021, abbiamo convenuto sulla opportunità di organizzarla nelle modalità con cui si è puntualmente organizzata. Avremmo potuto fare altro, ma non avremmo potuto fare altro, quindi i catanesi ricorderanno l'edizione 2021 come una festa unica nella nostra storia, chiamare la nostra Santa Patrona in maniera molto più intima all'interno delle proprie abitazioni, all'interno delle proprie famiglie, nella speranza che dal 17 agosto 2021 si possa gradualmente ritornare alla normalità. Per il sottoscritto avrei voluto vivere i momenti della festa dell'Aurora, del Pontificale, insieme a tutti i miei concittadini, ma avrei preferito ovviamente vivere quei momenti come li ho sempre vissuti, ma come ho detto prima, coniugare l'esigenza prioritaria della tutela della salute pubblica all'interno di un contesto pandemico con quella ovviamente di continuare a dimostrare la devozione nei confronti di Santa Patrona all'interno di un contesto territoriale dove vi è un vincolo indissolubile che lega Sant'Agata a ogni catanese. Quindi comprendo perfettamente il sacrificio per ogni devoto, per ogni catanese, nel vivere questa festa in maniera radicalmente diversa rispetto al passato. Con alcune ordinanze che sono stato costretto a predisporre, concordate all'interno del Comitato di Repubblica e Sicurezza, ma credo che tutto questo sia stato assolutamente doveroso, perché il contesto pandemico ci ha imposto queste scelte, seppur all'interno di un quadro di decremento costante del numero dei contagiati, ma ovviamente sarebbe stato impensabile immaginare la festa di Sant'Agata come l'abbiamo sempre vissuta. Ma al di là delle presenze dei nostri uomini in divisa, di cui siamo sempre orgogliosi, io mi appello al senso di responsabilità dei nostri concittadini, che sapranno dimostrare la devozione nei confronti di Sant'Agata in maniera molto più intima rispetto al passato. Credo che questo possa rappresentare una ulteriore dimostrazione di devozione sincera e autentica nei confronti di Sant'Agata e, permettetemi di dire, nei confronti della nostra città a cui siamo tutti visceralmente legati. Ammirevole e soprattutto pregevole la nuova illuminazione che andrà così a valorizzare la facciata della cattedrale di Catania. Intervento che si inserisce, come ha preannunziato l'ingegnere Valerio, perfettamente all'interno di un progetto organico di valorizzazione dei nostri siti museali. L'abbiamo fatto col Castello Ursino, è stato illuminato dopo 15 anni, lo stiamo facendo con la cattedrale, lo faremo da qui a qualche giorno con la chiesa di Piazza Dante, dove grazie alle risorse stanziate grazie alla tassa di soggiorno andremo a rifare i tre portoni principali. Quindi stiamo avviando un percorso di valorizzazione dei siti di grande valenza architettonica monumentale della nostra città e siamo felici di questo a costo zero, lo voglio ribadire per l'ennesima volta, per il bilancio del Comune di Catania e quindi per le tasche dei contribuenti catanesi. La festa di Sant'Agata, dal programma insolito, l'Interland Etneo si prepara a onorare la Santa Patrona. Ci troviamo nel territorio di Gravina di Catania e grazie alla disponibilità del parroco abbiamo visitato questa storica parrocchia dove all'interno viene anche custodita una preziosa reliquia della martire catanese.
Gesù si presenta al Tempio come colui che viene a illuminare la nostra vita. Luce di Israele, quante tenebre, quanta sofferenza in questo tempo di pandemia. Ebbene, quest'anno noi festeggeremo Sant'Agata nelle nostre parrocchie, così suggerito dal nostro carissimo arcivescovo Monsignor Cristina. Pregheremo la Santa Padrona e qui con il ritratto all'altare maggiore della Santa Padrona Agata, e alla nostra destra abbiamo la reliquia della Santa Martire e in fondo troveremo una pala del 1886 dell'allora architetto Platania Acese, che raffigura al centro Sant'Agata, a sinistra Santa Lucia, Santa Barbara e la Vergine con il Bambino. Una tela antichissima, e questo ci sta ad indicare come il culto agatino nei paesi dell'Interland catanese era vivo. Tra l'altro, padre, proprio lei quest'anno assume un incarico importante, canonico della collegiata, dove all'interno c'è anche la sede del circolo cittadino Sant'Agata. Stiamo parlando dell'associazione agatina più antica nella storia. Cosa diciamo ai devoti e cosa diciamo soprattutto ai devoti del circolo? E mi onoro di questo titolo, e quel circolo di Sant'Agata da poco è stato riaperto per la fede e per lo zelo. Ebbene, il mio messaggio ai devoti: preghiamo la Santa, assistiamo alla messa, accostiamoci al sacramento della penitenza, della confessione. Sì, ci è stato chiesto se possiamo anche da casa, indossando il sacco, questo simbolo che non solo della presenza dell'amore per Agata, ma anche della nostra appartenenza, penitenza, ecco, per essere sempre più legati e gridare viva Sant'Agata!